Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, conosciuto come il Mahatma, cioè grande anima, nasce nel 1869 in India, paese che all'epoca dipende dal governo della Gran Bretagna. Dopo aver studiato legge a Londra, Gandhi diventa avvocato e lavora inizialmente in Sudafrica, difendendo gli indiani che sono vittima di molti pregiudizi e vivono quasi come schiavi. Nel 1915 torna in India, dove combatte per i diritti delle caste più basse, cioè i gruppi sociali più svantaggiati, e per l'indipendenza del paese dall'impero britannico. Diventa famoso per i suoi metodi non violenti. Per Gandhi, infatti, il modo migliore di cambiare le cose è la disobbedienza civile, cioè il rifiuto di obbedire a una legge che si ritiene ingiusta, ma senza ricorrere alla violenza. Per la sua opposizione al governo, viene arrestato e passa 2 anni in prigione, ma non smette di lottare. Nel 1930 guida la cosiddetta Marcia del Sale, una manifestazione contro alcune leggi che vietano agli indiani di vendere il sale del proprio territorio, sempre credendo nella non violenza. Noi abbiamo deciso di usare tutte le nostre risorse per portare avanti una lotta esclusivamente non violenta, dice ai suoi seguaci. Non consentite che qualcuno commetta un errore guidato dall'odio. Nel 1947 l'India ottiene finalmente l'indipendenza, ma una parte di essa si stacca dal resto del paese, dando vita al Pakistan, uno stato di religione musulmana. Gandhi non è assolutamente d'accordo con questa divisione, che rivela un conflitto tra i due stati. Pochi mesi dopo, all'inizio del 1948, viene ucciso da un estremista contrario ai suoi tentativi di stabilire la pace tra i due nuovi stati. Le sue parole sono un grande insegnamento per tutti noi. Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.